Consigliere Oscar Mina, prego. Sì, grazie Eccellenza. Non volevo intervenire, ma ovviamente sentendo un po' di tutto mi pare sia doveroso. Mi pare di intravedere semplicemente un aspetto, quello di una mancanza di consapevolezza del ruolo dell'opposizione in questa fase, proprio per le modalità con cui si stanno esprimendo in queste repliche. Mi fa sorridere in egual misura, perché credo che il gioco delle parti, credo che appunto lo capiamo tutti, e ogni valutazione che avete fatto in questo momento mi pare sia più orientata a denigrare l'aspetto che riguarda alcuni segretari di Stato in pectore, più che rivalutare quello che potrebbe essere il vostro effettivo ruolo di opposizione. Noi lo possiamo dire certamente, perché abbiamo svolto un ruolo sicuramente difficile, lo abbiamo anche a volte esasperato nei toni, ma sempre nell'interesse del Paese piuttosto che cercare la denigrazione personale. Sentire il collega Bevitori esprimersi in questo modo, mi rammarico soprattutto per una sorta anche di intelligenza politica, tra virgolette, ma mi rendo conto che purtroppo vi è anche un altro aspetto che non mi piace, che è la pochezza di intenti sulle questioni che veramente devono dare una svolta a questo Paese. Io mi aspetto da voi, colleghi dell'opposizione, un'attività molto più integrata all'interno di quest'Aula, che è l'unica sede in cui si devono svolgere le attività di confronto, le attività che riguardano le istituzioni, le proposte, ed è in questo luogo che su questi temi che ci vogliamo confrontare. A me non interessa la situazione patrimoniale di Tizio, Caio, Sempronio, semplicemente per mettere a disagio o addirittura creare una turbativa in questa fase iniziale di legislatura. Non avete alcun elemento in questo momento per esprimere certi concetti, quindi dateci l'opportunità, anzi ce la prenderemo se non ce la volete dare, visto che il metodo non avete capito qual è quello che vogliamo improntare, per poterci poi successivamente giudicare, certo, anzi lo dovete fare, però con un orientamento molto più costruttivo, evitando questa pochezza di denigrazioni per andare a cercare questioni che sono assolutamente fuori luogo. Auspico quindi che il vostro cambio, per così dire, noi lo faremo, il vostro cambio di passo sia anche questo. E nello stesso intento che noi abbiamo, lo ripeto ancora una volta, il rispetto dei ruoli è molto importante. Non aggiungo altro, e ovviamente sosterrò la formazione di questo governo e anche il programma che è stato ieri sviscerato. Grazie Eccellenza. Grazie consigliere Mina. La parola al consigliere Giardi Sandra, prego. Per cortesia.